Presidente Marsiglia ha visitato le aziende del territorio, ci può essere una ripresa occupazionale in Val Vibrata grazie a presenze importanti? Ma da quello che ci dicono le imprese già c'è, perché ci sono dei nuovi insediamenti anche di marche internazionali, Fendi, Louis Vuitton, che si innestano in un territorio già fertile sul tessile e sull'alta moda, perché la presenza di marche importanti, di case importanti che già danno, diciamo, un lavoro a tante persone, con importante fatturato, con mercati internazionali, quindi sapere che sul territorio c'è il know-how, c'è la filiera, ci sono anche le esperienze, le competenze professionali e artigianali che servono per fare capi di alta qualità, aiuta ad avvicinare nuove aziende, e il lavoro che stiamo facendo in questi anni è quello anche di rendere il territorio sempre più fertile per l'insediamento di nuove imprese, creando anche le condizioni oggettive e materiali perché la competitività delle imprese possa crescere attraverso il miglioramento della viabilità, le connessioni, il sistema delle infrastrutture e della logistica in generale. A proposito di infrastrutture, abbiamo annunciato i due lotti della famosa mezzina, la Teramo Ascoli, il finanziamento per i ponti sul Tronto, e l'ultima domanda, arriverà anche il ponte ciclabile sul Tronto? Sì, avremmo dovuto proprio in questi giorni, insieme al presidente Acquaroli delle Marche, presentare il progetto definitivo che andrà in gara d'appalto. I fondi non sono mai spariti, ci sono sempre stati, abbiamo solo cambiato fonte di finanziamento per adeguarla a una tempistica diversa tra la Regione Abruzzo e la Regione Marche rispetto ai fondi che c'erano, quindi confermiamo che quest'opera non solo si farà ma verrà fatta anche presto e bene, e come presto e bene verranno realizzate anche opere che aspettavamo da anni, come quella dei ponti sul Tronto tra Ancarano e San Martinsicuro, che aspettano da anni di essere realizzati, e presto, nei prossimi giorni, verrà definito il piano delle opere pubbliche con i fondi della ricostruzione. Il commissario Castelli riunirà la cabina integrata per annunciare anche questo finanziamento.